Ciao a tutti, questo è il primo video sul futurismo. Girerò una serie di video dove spiegherò il futurismo in tutte le sue forme espressive, dalla pittura alla scultura, ma anche al mosaico e al teatro. Sarà un percorso che ci porterà a capire meglio questo vasto movimento artistico. Il futurismo ha inizio dalla brillante mente di Filippo Tommaso Marinetti. Nato ad Alessandria d'Egitto il 22 dicembre 1876, si iscrive a legge Pavia, ma dopo la morte di suo fratello Leone, avvenuta nel 1897, decide di seguire il suo amore per la letteratura, quindi inizia a scrivere poesie in francese per varie riviste, sentendo molto l'influenza di Gabriele D'Annunzio, col quale avrà un rapporto complesso per tutta la vita. Ma è nel 1909 che inizia la storia che ci interessa raccontare adesso, ma facciamo un passo indietro per capire meglio questo periodo storico. A cavallo fra 8 e 900 c'era molto fervore nell'arte. Il movimento francese impressionista aveva lasciato spazio a un più diretto e geometrico post-impressionismo. Possiamo ricordare artisti come Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Georges Seurat, Henri Edmond Cros. Quelli sono anche gli anni in cui lavorano artisti come Vincent van Gogh e Paul Gauguin, che influenzeranno tutta l'arte a venire con le loro pennellate decise e il loro colore. Nel 1892 venne esposto per la prima volta, e anche censurato per la prima volta, Edvard Munch a Berlino. Negli anni successivi nasce l'espressionismo, che troviamo sotto forma di movimento fauve in Francia, in cui si identifica l'artista Henri Matisse, e sotto forma di Die Brück in Germania, dove troviamo l'artista Erich Haeckel. Mentre in Italia un solo artista è stato influenzato del tutto dal movimento espressionista, Lorenzo Viani. Ed è proprio per l'insieme di questi movimenti artistici che tra il 1906 e il 1907 nacque il cubismo, movimento che più di tutti influenzò e fu influenzato dal nostro futurismo. I maggiori esponenti furono Pablo Picasso e Georges Braque, ma ritroviamo il cubismo anche in André Derain e in Paul Cézanne. Pablo Picasso, riguardo alla sua arte, dirà: a 4 anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino. Il cubismo, infatti, con la sua ricostruzione dello spazio attraverso l'eliminazione di dettagli inessenziali, la sua monumentalità classica e il suo incontro con l'arte africana, aprì il secolo a nuove sperimentazioni spaziali e cromatiche. Negli anni successivi, il futurismo accuserà il cubismo di staticità nel manifesto della pittura futurista. Addirittura nel 1913 Boccioni accusa l'influenza del futurismo su certi svolgimenti dinamici del cubismo, quello che poi Apollinaire definì l'orfismo, in particolare su alcuni artisti come Robert Delaunay e Fernand Léger. Ma non solo in arte, anche a livello tecnologico ci furono grandi balzi in avanti. All'inizio del Novecento, infatti, si crea una nuova realtà nella civiltà industriale. Le neocostruite ferrovie dello Stato ottennero i primi buoni risultati con le locomotive, prima a vapore e poi elettriche, già in uso in altri stati. Inoltre, a inizio Novecento, alcune città italiane passarono dall'uso del tram a tranaggio animale a quello elettrico. Al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano sono custoditi molti convogli usati sul suolo milanese dell'epoca. Ed è proprio grazie all'elettricità che nel 1884 si poté illuminare per la prima volta Piazza Duomo e nel 1909 comparvero le prime insegne luminose. Filippo Tommaso Marinetti era già conosciuto per aver fondato la sua rivista Poesia nel 1905. Proprio qui, in via del Senato 2, dove è stata fissa questa targa. Quindi, grazie a questo insieme di esperienze, nacque il futurismo. Sul Figaro francese, il 20 febbraio 1909, pubblica il Manifesto Futurista, dove racchiude la sua presa di posizione ideologica. Il movimento si contrapponeva a tutta la cultura classica tradizionale, il cosiddetto passatismo, e proclamava un rinnovamento nelle arti e nella vita. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni e di antiquari. Già per troppo tempo l'Italia è stato un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri. Da quel momento molti giovani artisti si unirono con sorprendente rapidità a queste ideologie, tanto che nel febbraio 1910 uscì il Manifesto della Pittura Futurista e nell'aprile dello stesso anno uscì La Pittura Futurista. Con firmatari Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo e successivamente Gino Severini e Giacomo Balla. La loro ricerca pittorica non era ancora del tutto formata in quell'anno. Nel 1909 Umberto Boccioni e Luigi Russolo dipingevano periferie industriali.
mentre in Giacomo Balla e in Gino Severini è ancora presente l'atmosfera del pointillinismo francese. Nel corso della ricerca pittorica futurista, ogni artista rimase stilisticamente piuttosto differenziato. Lo stile di Umberto Boccioni è drammatico, acceso nel cromismo, mentre invece in Gino Severini possiamo trovare più brio e leggerezza. Giacomo Balla invece ricerca il movimento fotografico, risentendo dei lavori dell'amico Anton Giulio Bragaglia. Ma torneremo ad approfondire questo argomento nei futuri video, che parleranno più in dettaglio di ogni artista. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il futurismo si impegna con la propaganda bellica. Ma nel 1916 Umberto Boccioni e Antonio Sant'Elia muoiono, creando una sorta di dispersione e rallentamento nel movimento futurista. Iniziano quindi nuovi indirizzi di ricerca. Per esempio Carlo Carrà si avvicina alla pittura metafisica, oppure Giacomo Balla con la sua ricerca cromatica di colori puri e larghe campiture. Da qui la critica fa iniziare il secondo movimento futurista, a cui si avvicineranno anche Fortunato De Pero e Enrico Prampolini. Questo movimento è caratterizzato da una ricerca più approfondita del dinamismo, del colore e dell'annullamento dello spazio. Spesso si associa l'idea di futurismo a quella di fascismo. Per chiarire questo facile cliché, bisogna prima di tutto capire che gli artisti avevano idee molto diverse sulla politica. Non si può negare però che le loro idee belliche e nazionaliste li avvicinassero molto alla posizione che assunse poi il fascismo. C'è da aggiungere però che tutto il movimento fu segnato da una sorta di velo anarchico, che poco si avvicinava all'idea di stato fascista. Il futurismo ebbe grande successo grazie alla sua qualità di riaprire un dialogo tra Italia e Europa e alla sua caratteristica di opere tradizionali che sfociavano in un rapporto diretto tra arte, vita, opera e azione. In Germania, successivamente, le tecniche futuriste furono riprese da artisti come Franz Marc, Otto Dix e George Grosz. Anche in Russia il futurismo ebbe un enorme successo, lo possiamo ritrovare nelle opere di Mikhail Larinov, Natalia Gonkarova, Kasimir Malevich, Olga Rosanova e Alexander Archipenko. Per oggi ho dato solo le basi del futurismo, ma seguitemi nei prossimi video per saperne di più.